Un po' deluso per il risultato, mister. Un po' sì. Le premesse per vincere le abbiamo create, poi è stato bravo, molto bravo Tomei, però fa parte del calcio. L'importante per me è che la squadra abbia fatto tutto quello che era nelle sue possibilità, fino ad un certo punto anche con una certa lucidità, poi anche cercando di con i palloni alti anche di giocare sulle seconde palle per riuscire a creare lo spunto per magari riuscire a fare gol. Insomma, non ci siamo riusciti ed è stato l'unico rammarico di questa partita, oltre all'infortunio di Altobelli. Ha provato col 4-2-4 dopo il secondo tempo? Sì, abbiamo provato, come ho detto prima, in tutti i modi. La squadra, nonostante lavori insieme da non molto tempo, sono ragazzi che si applicano molto e quindi mi permettono anche di variare tante soluzioni. L'ultima per me. Incide aver fatto un lungo periodo di lavorazione senza poter, cioè ritardando l'esordio nella competizione ufficiale? Certamente, sul piano del ritmo fino alla fine per i 90 minuti, certo che ha inciso. Grazie. Quindi non è un caso, secondo lei, che magari, almeno dal mio punto di vista, la manovra è stata più fluida nella prima metà che nella seconda, proprio dovuto a questo? Anche per questo, poi c'è un avversario che è tatticamente preparato, molto disponibile al sacrificio, insomma, e quindi terreno non proprio bello, occorreva un tocco in più per controllare la palla, e quindi se penso a tutte queste considerazioni, la squadra anche nella seconda parte ha fatto più di quanto io mi aspettassi, insomma. Poi verso la fine anche mancanza un po' di lucidità, ma per l'atteggiamento bisognava fare in questo modo, insomma. Ecco. Mister, proprio ieri in conferenza noi parlavamo dell'avversario, della vista, diciamo, una squadra compatta, una squadra ben organizzata. Si è rivelata, diciamo, queste cose. E ho visto molto più bene la Ternana sugli esterni, con bene, diciamo, il primo tempo con Lopez e Furlan sulla sinistra, e nella ripresa invece a destra, diciamo, un pochettino meno bene per i centrali. Forse è troppo distacco dal centrocampo attacco. No, meno bene, perché loro avevano uno schermo davanti alla difesa. Noi a Furlan gli abbiamo chiesto di giocare in mezza punta e di svariare su tutto il fronte d'attacco per andare a giocare alle spalle dei centrocampisti loro, agendo da mezza punta, perché ho voluto le due punte l'uno vicino all'altro per essere più presenti in area di rigore, quindi a lui piace più smarcarsi nella zona sinistra perché rientra col destro, no? Infatti lui gioca più da esterno sinistro, no? Per rientrare col destro, e quindi poi è chiaro, da quella parte abbiamo anche due giocatori anche un po' più offensivi, perché Lopez spinge molto e Salzano è un centrocampista offensivo, quindi di lì la manovra a noi viene un po' più fluida, insomma, ecco. In difesa invece è stata un po' la sorpresa Gasparetto, sinceramente non ce l'aspettavamo, sono tutti in buone condizioni, tutti bene. Gasparetto a Vercelli pure ha fatto bene, in ogni allenamento ha fatto bene, ma come hanno fatto bene gli altri? Quindi ho preso questa decisione, anche perché ho voluto dare anche un po' più di centimetri e fisicità, sapendo che loro hanno degli attaccanti, anche Olcese che non ha giocato, che ha una buona fisicità e che spesso si appoggiano, insomma,
e quindi, cioè, non volendo rischiare anche Diakité, preferito due giocatori con un po' più di forza fisica, poi una partita anche fuori casa. E non lo so, so che si è fatto male alla spalla, però aspettiamo l'ossazione, non so però che cosa, aspetto che ci dica qualcosa il dottore. Poco fa Marilungo ha detto che dovete non solo, no? Come diceva lei poc'anzi, furlando a sbagliare, no? Per quanto riguarda il fronte offensivo, anche gli altri giocatori. Certo. Quindi diciamo abbiamo chiesto proprio se era un suo dettame tattico, quello lì di intercambiare insomma l'attacco, oppure era dovuto alle circostanze del gioco. Quindi, no, i due giocatori, tutti e tre gli attaccanti. Tutti e tre, certo. In una situazione contro squadre che si chiudono, avere attaccanti dinamici che attaccano lo spazio alle spalle dei difensori permette anche di giocare un po' più in verticale, un po' più in profondità, insomma. La mossa Vučić invece per dare un po' di peso in attacco. Perché negli ultimi 15 minuti, 20 minuti avete visto che loro erano così molto, molto chiusi e quindi abbiamo giocato con due proprio attaccanti che magari vincendo qualche contrasto aereo potessero avere la possibilità di tirare in porta. Siamo stati sfortunati anche in quella circostanza, purtroppo, la grande parata di Domenica. È stato bravo il portiere loro, perché noi la palla nello specchio della porta ce l'abbiamo messo, poi lui è stato bravo, quindi meriti a lui. Hanno fatto anche loro una buona partita. Questa è ovviamente più amalgama ci sarà tra i giocatori e più comunque le cose riusciranno meglio, no? Quindi oggi abbiamo visto. Io metterei la firma di vederla giocare sempre così, e però con qualche gol in più. Se gioca. Però io sono fiducioso sotto questo profilo, perché insomma credo che la squadra abbia anche la volontà di giocare e di migliorarsi, insomma. Lavorano, vi ho detto nelle scorse settimane che sono sempre stato tranquillo, perché questo ritardo di condizione, di gruppo rifatto nuovo, le partite che non si facevano, però mi danno comunque la tranquillità e il loro atteggiamento, e quindi stasera è stata una conferma, insomma. La cosa migliore che hanno dato stasera è una cosa che non gli è piaciuta invece. Dunque, non mi è piaciuto, ma questo dipende pure dagli avversari. Forse potevamo essere un po' più veloci nella circolazione di palle e verticalizzare un po' prima. La cosa che mi è piaciuta è l'atteggiamento sin dal primo minuto di ricerca della vittoria, insomma, della combinazione giusta, questo spirito offensivo. Quindi l'ultima per me, la mentalità è quella giusta? Sì. Grazie. Grazie. Grazie.